Finzione o realtà? C'è un filo rosso che lega Eric Schneiderman, Virginia Raggi e Silvio Berlusconi. E quel filo rosso si chiama finzione e realtà, quello di cui ci occupiamo tutti i giorni qua a 105 Matrix. Schneiderman, forse non lo sapete, ma è un bel fighettone dei 63 anni, è il ministro della giustizia dello Stato di New York, in realtà lo chiamano loro procuratore, viene eletto ed è quello che fa i grandi casini, ovviamente prima di lui c'era Spitzer, Uomini Forti. Questo signore è stato uno dei propugnatori di Me Too, insomma tutela delle donne, e poi ce l'aveva con Weinstein, lo voleva incriminare per le porcherie che aveva fatto, e poi ce l'aveva con Trump per le prostitute che aveva frequentato nel passato. C'è un problema, che quando lui aveva dei rapporti con delle ragazze le picchiava, le chiamava negrette, e le faceva bere, le botte, e poi andavano all'ospedale. Lui era quello di Me Too ed era quello che voleva fare un mazzo così a Weinstein e a Trump, ma nel frattempo nella sua vita privata quelli che lui definiva e ha subito ammesso essere giochi di ruolo finivano col sangue delle sue fidanzate. Insomma, qual è la finzione, qual è la realtà del procuratore moralista? Come sempre, che nel letto faceva cose che invece in procura voleva che gli altri non facessero. Virginia Raggi ci ha raccontato per anni, per carità non parliamo di letto, si parla licet, qua si parla di cose serie, del l'ATAC, ci ha spiegato, l'avete sentito, che l'ATAC gliel'hanno lasciata come un disastro, ma gli hanno lasciato anche come un disastro forse anche le buche di Roma, gli hanno lasciato come un disastro le amministrazioni passate, anche la tenuta degli alberi, delle radici nel centro di storico, oggi è caduto un pino in una sala giochi, in un parco giochi. Allora, la finzione è che i sindaci dicono è tutto il passato e noi siamo qui e che volete che facciamo? Se così fosse, che li eleggiamo a fare dopo due anni forse? La realtà, cara Virginia Raggi, è che qualche responsabilità in due anni te la devi pur prendere tu, non che gli altri siano stati dei fenomeni, per carità, ma dai, non è possibile che se gli autobus vanno a fuoco è sempre colpa degli altri, se i pini cadono è sempre colpa degli altri e se le buche a Roma ci sono è sempre colpa degli altri, qualche colpa ce l'avrà anche lei o no? Terza identica situazione è quella di Silvio Berlusconi, il male assoluto, lo psiconano lo definiva Beppe Grillo, e adesso gli rompono le balle perché non è responsabile e non appoggia, ma da esterno, il governo con il Movimento 5 Stelle e la Lega. Allora, la finzione è sempre la solita, sui giornali e sui media si dice una cosa, poi nelle segrete stanze se ne fa un'altra, e l'altra è cercare in tutti i modi il voto di quelli che hanno votato per il male assoluto.